Il messaggio che i cristiani portano al mondo è questo: Gesù, l'amore incarnato, è morto sulla croce per i nostri peccati, ma Dio Padre lo ha risuscitato e lo ha fatto Signore della vita e della morte. In Gesù l'amore ha vinto sull'odio, la misericordia sul peccato, il bene sul male, la verità sulla menzogna, la vita sulla morte. In una piazza a San Pietro rivestita della gioia pasquale, Papa Francesco ha ricordato a tutti che l'amore del Figlio di Dio fa fiorire la speranza nel deserto. Nel messaggio pronunciato dalla loggia della Basilica Vaticana, prima di impartire la benedizione Urbi et Torbi e dopo la Santa Messa, il Pontefice ha pregato per tutte quelle situazioni che tengono ancora in scacco buona parte dell'umanità. Dalla piega della fame, aggravata dai conflitti e dagli immensi sprechi di cui spesso siamo complici, all'epidemia di Ebola in Guinea Conakry, Sierra Leone e Liberia, dalle guerre che insanguinano varie parti del pianeta, prima fra tutte quelle in Siria, passando per gli attentati terroristici in Nigeria e le violenze in Sud Sudan e Iraq, fino alla crisi in Ucraina e alle speranze per i negoziati di pace tra israeliani e palestinesi. Papa Francesco ha rivolto un invito preciso, rinnovato anche prima della recita del Regina Coeli in occasione del Lunedì dell'Angelo: trattenere lo stupore gioioso della risurrezione, lasciando che si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole, lasciando che contagi ogni aspetto della vita. Magari siamo così luminosi, ma questo non è un maquillage. Viene da dentro, da un cuore immerso nella fonte di questa gioia. Da questo supremo atto di amore per ciascuno c'è un nuovo inizio, un tornare in Galilea riscoprendo il nostro battesimo come sorgente viva. Durante la solenne veglia nella notte santa di Pasqua, inaugurata nell'atrio della Basilica di San Pietro con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale, Papa Francesco ha chiarito che tornare in Galilea vuol dire anzitutto sperimentare di nuovo la scintilla dell'incontro con Dio. Tornare in Galilea significa custodire nel cuore la memoria viva di questa chiamata. Quando Gesù è passato sulla mia strada, mi ha guardato con misericordia, mi ha chiesto di seguirlo. Andare in Galilea significa recuperare la memoria di quel momento in cui i suoi occhi si sono incrociati con i miei, il momento in cui mi ha fatto sentire che mi amava. Non abbiate paura, ha insistito il Pontefice, non importa se altre strade e sentieri mi hanno fatto dimenticare quell'incontro, il Signore è sempre pronto ad aspettare i Suoi figli, cingendoli con la Sua misericordia. Non è un ritorno indietro, non è una nostalgia prostrana. E ritornare al primo amore per ricevere il fuoco che Gesù ha acceso nel mondo, portarlo a tutti, sino al confine della terra. Tornare in Galilea senza paura.